Parliamo del posticipo di ieri, Juve-Bologna. Anto, cominci te, che qua sei stato l'ultimo. Sì, assolutamente, grazie. Allora, la Juve ieri ha fatto quello che, tra virgolette, ha sempre fatto con Allegri. Cosa? Prendere e fare i 3 punti. Perché ovviamente noi la critichiamo quando non vince, quando fa schifo, fa cagare, eccetera. Ieri io penso che peggio della Juve è stato il Bologna. Bologna, lasciamo stare, peggio andare di no. Però la Juve ieri cosa ha fatto? Arrivata a un certo punto, qualche volta ha aggredito, infatti il gol è nato da dove? Palla rubata su Sansone, sono partiti 4-5, palla di Vlahovic su Kostic, palla lascia stare che qua ci ha battato a terra, ha fatto gol e la partita lì è finita. Poi la Juve è arrivata a un certo punto sull'1-0, si è messa lì ad amministrare. Bologna poteva stare 3 giorni, non riusciva neanche a tirare in porta, non a far gol, a tirare in porta. Poi secondo tempo, in 3 minuti, mezza cappella di Scorruzzi sul gol di Vlahovic. E la partita è finita. Io voglio vedere la Juve domenica col Milan, perché domenica bisogna capire. È guarita, è sulla via giusta, eccetera, eccetera. Ieri ha portato a casa, ha fatto 3 gol, ha portato in saccoccia i 3 punti e ha fatto una partita, secondo me, normale amministrazione. Poi andiamo nello specifico, gioca bene, lo sappiamo, non siamo qua sempre a ripeterci, se no ci rompiamo il cazzo. Ha vinto una partita che doveva vincere, l'ha vinta meritatamente, senza sforzarsi tanto. Ha fatto normale amministrazione, quello che fa la Juve sempre, ha sempre fatto con Allegri. In un modo o nell'altro, vinco le partite. Ieri c'è stata tantissima differenza tra la Juve e il Bologna. Il Bologna è molto, 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 molto disastroso. La Juve ha subito poco, ha fatto 3 gol e ne poteva fare anche qualcun altro in più. Ha vinto quello che doveva fare, ha vinto la partita. Io ho sentito la tua analisi nel tuo spazio e condivido. E, quando la Juventus fa così, almeno ritrova se stessa. E quindi la trova nella cattiveria, la trova nel cinismo, la trova e va ammesso nel fatto che ha giocato tutta la partita in una metà campo. Quindi volevo partire con la Juventus, perché se parti con la Juventus è giusto, a scanso di ogni equivoco, tirare e sottrarre i meriti rispetto ai demeriti. Quindi voglio parlare con la Juventus. Aggiungo un'altra cosa: mi sono piaciuti tre mancini, Milik, Vlahovic, Kostic. Un Milik quarto gioca a giocare vero. sarebbe Rabiot, tra i quattro sesti, perché dopo c'è McKennie e Locatelli del centrocampo e attacco. I tre mancini mi sono piaciuti. Tu pensi che questa squadra poi avrà anche Di Maria, una squadra fortissima, la Juventus, ragazzi, veramente Sì, forte. secondo Veramente, veramente forte. E ieri, da un punto di vista della compattezza, dell'attenzione, del riscatto, e anche arrivo a dirti, mi piace quando la comunicazione è più stile Pioli, cioè prendere atto senza piangersi addosso, cioè chiaro nel dire abbiamo fatto male, non abbiamo fatto niente di quello che riusciva nei mesi precedenti, quindi anche vincere è stata un po' una sorpresa, però passo a passo, mi piace l'umiltà, cosa che non ho mai sentito fino ad ora, ieri l'ho trovata, e quindi è giusto celebrare umilmente, ma con consapevolezza e orgoglio, una vittoria che era fondamentale per rimanere attaccato non alla classifica, ma alla credibilità, che era quasi a zero. E così sei rimasto attaccata, e quindi l'ha fatto, e quindi onore al tipo di partita che non è mai stata in discussione al primo pallone toccato. Ho detto tutto della Juve, il Bologna è stato vergognoso. Il Bologna è stato vergognoso, ha disonorato il calcio. Secondo me non c'è stato, sembra che si siano trovati la mattina, invece sono già 2 o 3 settimane che lavorano insieme, quindi dato che è stato esonerato Mihajlovic, il due cambio partite, 0 punti, non ha portato da nulla, uno. ma ieri è stata aver paura di giocare in casa di una squadra che ha lo stadio vuoto, ha critiche da tutte e non riesce a dominare il gioco, ad essere bella, incisiva, pericolosa come avrebbe voluto e come aveva preparato. Quindi il Bologna sicuramente deve far mea culpa e deve ritrovarsi, perché in questo momento è la peggior squadra della Serie A vista nel gioco. Ma la Juventus ha fatto il suo. Ha fatto il suo, doveva farlo e l'ha fatto. Quindi bene così. No, io volevo Diventa già parlare. decisiva Io per quelli. pensavo Sì, chiaro. alle 3 M. Le 3 M, Maccabi, Milan, Maccabi.
Sì. Tre partite. No, no, io dicevo nell'idea del campionato. Sì, sì, ma ci sono tre partite, perché tanto le due col Maccabi sono più importanti di quelle del Milan. Ti spiego perché. Allora ti dico, sai perché Anto? Guarda, per soldi. Ok. No, ma ragazzi, però parliamo di un problema nostro. Parliamo di una società che ha speso una barca di soldi e che ricapitalizza sempre. Se tu non passi il turno in Champions League e questa settimana, cioè Maccabi, in mezzo c'è il Milan, questa settimana porta il conto, Ma o rimandiamo o arriva il conto. Lele, è semplice. Allora, tu hai tre partite di cui ti giochi, come hai detto te, il conto. Ma se tu perdi domenica, sei quasi fuori dallo scudetto. Sei fuori dallo scudetto quasi. Vai a meno 10 dopo 9 partite. Meno 10 e ci sono una valanga di squadre davanti. O meno 10 o meno 11, scusami. Lele, come fai poi a riprenderti? Perché poi le altre viaggiano. Significa che tu devi iniziare a vincere tutte le partite, le altre avanti devono sbagliare 4 partite per poter andare avanti. Dopo 10 partite, se a meno 10, come fai più a riprendere? Queste sono tre partite decisive. Uno, due per la Champions League e per i soldi, che diventa un bagno di sangue. E se tu perdi a Milano con Milan, significa che tu sei quasi fuori dallo scudetto. È semplice, non c'ho tante alternative. Questo è un dato di fatto.